passo subito la parola al primo relatore, ringrazio nuovamente, introduco un attimo Max, che è uno studioso indipendente che si occupa di signoraggio bancario, alimentazione della specie umana e proprio inerente alla serata gli strumenti pratici della democrazia diretta, quali il referendum svizzero e il bilancio partecipativo regionale e statale. Quindi vi ringrazio e posso passare al primo relatore la parola. Grazie. Grazie. Faccio un intervento introduttivo. Stavo vedendo adesso nella chat il link dell'evento. Dunque, la democrazia diretta nasce insieme alle prime società. Le prime società sono società gilaniche che nascono intorno tra il 7000 e il 4000 AEV, si può dire ante era pluralis. Perché uso questa terminologia per dici prima di Cristo e dopo Cristo? Perché Bacone stabilì che la datazione monocidentale doveva essere chiamata EV, era pluralis, quella che viene probabilmente in mano dopo Cristo, e AEV, ante era pluralis, quella precedente. Si sente bene l'audio, che ho un ritorno strano. Dunque, in realtà l'uomo nasce tra i 6 e 7 milioni di anni fa dalla Rift Valley Peniana. Le prime città, tipo quella di Gerico, sono intorno ad 8000 AEV. E le prime società, il caso vuole, non è un caso, che sono società ginamiche che sviluppano la democrazia diretta. Le società ginamiche si sviluppano intorno a lungo il fiume Danubio. Come la sviluppano questa democrazia diretta? Noi abbiamo notizie da antropologi, paleontologi, che in base ai resti che hanno ritrovato ci dicono queste cose. Che la società ginamica era matriarcale, cioè non c'era la dominanza della donna sull'uomo, ma gli influencer erano le donne. Tanto è vero che le società erano basate sulla non sopraffazione, sulla non gerarchia, sulla non gerarchizzazione della società e appunto sviluppate la democrazia diretta, cioè venivano prese le decisioni collettivamente. Che è successo? Vuol dire, vabbè, allora perché siamo una società così degradata ovunque nel mondo, una piccola rimanenza di società matriarcale c'è in qualche zona della Cina sperduta? Perché sempre in quel periodo intorno al 4000 AEV, le società kurga che scendevano dal fiume Danubio, tutte le prime società vengono chiamate idriche, cioè società che si sviluppano lungo i fiumi, lungo l'acqua dolce. Anche se purtroppo i vecchi laureati ancora credono che le prime società sono quella indiana, il fiume Indo, il Gange, quella mesopotamica, il Tigre e Eufrate, quella egiziana del Nilo. Malapena sanno che coeva la società cinese con i fiumi colorati, giallo e azzurro. Che succede? La società Kurgan, diciamo, aventi anche un'alimentazione peggiore, quindi mangiatori di carne nomadi, le società ginali che sono più dedicate alla pastorizia e alla cultura, nata dal Volga, scendono dal Volga e, per farla breve, stuprano e ammazzano le società ginali, cioè ammazzano i maschi e stuprano le femmine. Di modo tale che noi stessi oggi, in tutto il mondo, siamo figli della società Kurgan. Le società Kurgan erano iper-gerarchizzate, basate sulla sopraffazione del più debole, quindi vecchi, donne e bambini, e assolutamente contro la democrazia diretta, sembra quasi di parlare del PD. assenza di cooperazione. Dalle società ginamiche, successivamente la democrazia diretta torna a svilupparsi nell'antica Grecia. Per antica Grecia intendiamo Atene, ma anche Sparta, perché è un anno che Simone voleva che io finisse questa parte, che in realtà Sparta era democrazia diretta esattamente come Atene, nonostante avesse due re, ma i due re erano semplicemente i due generali di quando gli Spartani, contro voglia, perché
andavano in battaglia, perché loro ci tenevano al loro esercito che rimanesse lì e che non venisse sprecato. Poi era un esercito più valido e più coraggioso probabilmente tutti i tempi. Ad Atene è il più noto che la democrazia nasce non grazie a quelli che viene chiamata l'età di Pericle, ma grazie alle riforme fatte da dalle fiabe e da altri della stessa epoca. E siamo nel IV secolo a.E. Sia gli spartani che gli atenesi prendevano la decisione collettivamente, 10.000 spartani le prendevano collettivamente, ma addirittura viene strutturata naturalmente da Atene, premesso non è per una diretta, perché donne, indeci, cioè stranieri e gli schiavi ovviamente non partecipavano, però è un grosso embrione che viene messo. Addirittura vi erano le cariche, erano tutte a estrazione, la vera democrazia diretta a estrazione, il livello 1 vale 1 è a estrazione. A parte la carica di stratego, che viene vinta spesso da Pericle, la quale invece è per elezione, perché la conduzione dell'esercito in battaglia è una questione molto delicata, anche se poi gli strateghi sono più di uno e si alternano. Quindi le cariche venivano, massimo era di due mandati, come il Movimento 5 Stelle e come speriamo rimanga sempre. E la cosa che è poco conosciuta è che la democrazia diretta dura più a lungo non in Grecia ma nella Magna Grecia, e mi riferisco a Taranto, che è la città-stato in cui più a lungo dura la democrazia diretta. Poi si manifesta anche ancora in Magna Grecia a Turi, Crotone e Siracusa. Poi purtroppo arrivano i Romani, democrazia diretta non se ne parla, e soprattutto dalle parti di Ostia ancora meno, e dobbiamo andare al 1200, dove viene, cioè abbiamo l'embrione del più grosso, del più importante strumento della democrazia diretta, cioè il referendum svizzero. Proprio in Svizzera mettono i semi che porteranno poi alla strutturazione e alla istituzionalizzazione del referendum svizzero. Che cos'è il referendum svizzero? È l'unico vero referendum che c'è al mondo, perché è senza quorum, perché diventa legge in caso di vittoria. Dopo la Svizzera, nel 1200, passiamo ai town meeting negli Stati Uniti, sulla costa est, nel New England, che sono degli embrioni di pratiche di democrazia diretta, ma è sulla costa ovest la parte più interessante, perché inizio del Novecento, in California, viene mutuato il referendum svizzero, quindi il più grande stato al mondo, 10 milioni di abitanti, popolato, che ha il referendum più grande strumento di democrazia diretta, è la California. Ricordo che gli Stati Uniti sono una federazione di stati, così come lo sono quasi tutti gli stati del Sud America, così come lo è la Germania, così come lo è la Svizzera, così come lo è la Russia, e così come spero diventi la Catalogna, dato che sta a noi della cronaca per aver usato uno strumento di democrazia diretta, che per quanto lo Stato franchista spagnolo non accetti, però se neanche si può andare alle urne a votare e si deve essere manganellato come Ostia, siamo al top, direbbe qualcuno in radio. Dunque, eravamo alla California, passiamo poi al 1989, a Porto Alegre nasce il secondo più importante strumento della democrazia diretta, cioè il bilancio partecipativo comunale, anche se poi nel 1999 diventa molto più importante, perché la capitale, Porto Alegre è la capitale dello Stato Rio Grande do Sul, anche il Brasile è una federazione di Stati, e viene introdotto uno strumento importantissimo, che è il bilancio partecipativo statale. Non parliamo più degli spiccioli dei comuni, bilancio partecipativo statale, parliamo di grossi, grossi numeri. Se lo facessimo in Italia, vedremmo che 90 miliardi, bilancio italiano 800 miliardi circa 90 miliardi di questi 800, noi abbiamo un avanzo inattivo per quanto riguarda il nostro Stato, un attivo di 30, 40 o 50 miliardi. Purtroppo è passivo, perché dobbiamo dare alle banche circa tutti gli interessi, 90 miliardi del debito pubblico. Quindi noi, grazie alle banche, e come diceva Beppe nello spettacolo del 1998, poverissimo Orbita, ma questo debito con chi ce l'abbiamo? Numero uno. Numero due, se i soldi non sono nostri, perché ce li prestano?
Numero 3, aggiungerei io, perché dobbiamo pagarci degli interessi sopra che sono nostri? Vabbè, questo è il capitolo signoraggio che magari approfondiremo in un'altra sede. Era arrivato il bilancio amministrativo di Porto Alegre, 99, di sul. Dopodiché il bilancio partecipativo comincia a svilupparsi in tante città sudamericane, compreso Belo Horizonte, prima in Brasile, ma comincia a svilupparsi anche in Europa. Alcune città tedesche, in Portogallo, Lisbona, ma il fattore più clamoroso è Parigi, che da pochi anni ha il più grande bilancio partecipativo come budget d'Europa. Ma un po' meno conosciuto è che il più grande al mondo è incredibilmente a Chengdu in Cina. Parliamo di un budget di centinaia di milioni di euro a Chengdu. Concludo dicendo che invece il peggior bilancio partecipativo della storia è proprio di quella città che Gigi diceva non c'è collegamento con Settimo, Milano. Milano, con il sindaco imprenditore Sala, è passata da avere un bilancio partecipativo di 9 milioni di euro. Giustamente lui, essendo imprenditore, pensate che ha fatto Parigi l'ha portato da 20 milioni di euro a 80 milioni di euro l'anno. L'imprenditore Sala l'ha portato da 9 milioni di euro a 4 milioni e mezzo, l'ha dimezzato giustamente l'imprenditore perché non c'è più andare a ribasso, no? E perché sarà il peggiore, quello che sta avvenendo adesso, il peggiore bilancio partecipativo della storia? Perché sarà il primo bilancio partecipativo totalmente online. Il bilancio partecipativo nasce a Porto Alegre per aggregare la popolazione e per avere, assieme a dei facilitatori, facilità, come dice la parola, nel proporre dei progetti che possono essere più complessi. Voi pensate che il primo anno andranno poche persone a Porto Alegre a votare, però andranno quelle di un quartiere, grazie al quale si fecero ex novo le fogne che mancavano. Vi ricordo che il Brasile veniva da una dittatura, un po' come la Catalogna viene dal franchismo. Per chiudere su Porto Alegre, praticamente è una storia analoga a tante città che i 5 Stelle hanno vinto, perché c'era la coalizione favorita che ebbe uno scandalo elettorale e quindi disse il PT, il famoso PT di Lula, ma all'epoca il PT di Lula a Porto Alegre era fatto di tutta una serie di studenti, contadini, sindacalisti, aggregati, incazzati neri, che volevano la democrazia diretta appunto perché avevano i coglioni girati che arrivavano dalla dittatura. Che è successo? Che questa giunta in pranzo non ha fatto niente per un anno, al che dopo un anno i cittadini incazzati hanno circondato fisicamente il municipio dicendo non vi facciamo più uscire se quello che voi avete promesso in campagna elettorale, tutta campagna elettorale basata sul faremo la democrazia diretta per la lettera, se voi non lo applicate. Allora questi politicanti qua sono dovuti andare fino in Italia, a Bologna, a studiare, tutto il mondo sono andati, ma poi alla fine hanno preso ad esempio dai quartieri partecipati di Bologna che in quel momento stava applicando una democrazia diretta importante dal punto di vista funzionale, ma nulla nella pratica perché con un budget tipo da parte che scappa da Moglia, un po' come il municipio di Milano. Niente, io ho chiuso, se avete qualche domanda o se il moderatore vuole interagire. Questo è stato un discorso molto interessante e io farei una domanda molto emblematica in questo momento, poi passo la parola successivamente a chi vuole fare altre domande. Ma da questa esperienza, Max, da questa esperienza che tu ci hai spiegato, no? Di queste popolazioni che hanno cercato a tutti i costi comunque di prendere in mano la situazione e dire noi vogliamo che questi soldi siano dati per quelli che immagino siano servizi per i cittadini, per quelli che possono essere, e quando, secondo te, in che modo si può arrivare a fare la stessa cosa anche nei vari comuni italiani? Faccio una precisazione prima perché la democrazia diretta è introdotta grazie a Clisten e poi dopo viene Fiastren, è importante il nome di Clisten perché poi vi siete chiamati a fare bene. Nei comuni italiani tu dici come e quando possiamo arrivare a fare bilanci partecipativi come Parigi, come Chengdu, cioè siamo dietro anche la Cina in Italia. E io penso che domani,
Ma non è che c'è l'Indù, hanno la bacchetta magica, e Parigi sono latini come noi, c'è cioè lo stesso cerchio culturale. Domani basta avere persone normali, normalissime, che vanno al potere senza che dobbiamo assediare con la cotolette. Basta introdurre queste brevi e semplici, basta mutuare, basta copiare da Parigi, copiare Porto Alegre, copiare Chengdu da domani, così come anche il referendum svizzero, ci vuole 3 giorni a farlo. La legge deve essere approvata un giorno al Senato, un giorno alla Camera, il terzo giorno è operativa e bastano 3 righe. L'Italia fa come la California, mutua il referendum svizzero senza quorum legislativo, uguale a quello che c'è in Svizzera. E da lì in avanti i cittadini possono decidere il loro futuro, non più delegando a questi partitacci che ci rompono le palle.